Buongiorno, finalmente sono riuscita a rifare un video per quanto riguarda lo smaltimento dei prodotti. E, sono andata avanti, ovviamente anch'io, nell'utilizzare molte cosine in questi ultimi mesi. Le ho tenute accantonate, alcune sono state purtroppo buttate via per sbaglio, però insomma riesco a farvene vedere delle altre. Dunque, vi faccio vedere, diciamo, una selezione random, non le ho divise cose da viso, cose da corpo, eccetera. La prima cosa che vi mostro, perché non è completamente finita, ma ormai ci siamo, è questo rossetto della Dior che io avevo acquistato mesi, mesi fa. Lo vedete sicuramente nel video haul, se non sbaglio, avevo intitolato video haul, oddio, adesso non mi ricordo, comunque di Dior che ho fatto, è uno dei primi, primissimi, insomma, video che ho girato. L'ho utilizzato per tutti questi mesi saltuariamente perché non mi fa impazzire la colorazione. La texture è molto buona perché è molto cremoso. Vi idrata molto bene le labbra, però il colore, cioè, ho sbagliato di netto, cioè, mi sbatte da morire sia abbronzata che non. Nello specifico, io ho preso il Dior Addict Lipstick, vabbè, 564 è la numerazione, non ve lo mostro perché è scritto in bianco, per cui non lo vedrete mai. Il colore è questo, sono al massimo, come potete vedere, l'ho praticamente terminato. È questa colorazione qua, vi posso dire che è un pesca, sì, dai, non è rosa, non è rosso, non è, insomma, è un color pesca, è molto molto chiaro. Vi ripeto, per la texture ve lo consiglio assolutamente. Io non lo ricomprerò innanzitutto per la colorazione e anche per il prezzo, perché non mi ricordo, però insomma dovrebbero aggirarsi un po' tutti sui 20-30 euro. E per insomma un rossetto, io che non sono maniaca di make up, non credo di spenderli ulteriormente, piuttosto li investo per delle creme. Per cui niente, non mi sono trovata male, assolutamente, cioè è un ottimo prodotto, però il colore e il prezzo, per quanto mi riguarda, non li vale, non li valgono, insomma, questi lipstick. E dunque, poi ve la mostro anche lei, perché è in fase di... mi dispiace, insomma, la sto finendo, però io assolutamente per le pelli mature, qua parlo, insomma, per... non le ragazzine di 20 anni, la ho detto stra, consiglio, è questa crema della Lancôme che io ho acquistato da Sephora prima dell'estate. L'ho utilizzata e la sto utilizzando tutti i giorni. Per quanto riguarda l'estate, giorno, sarebbe una crema da giorno, questa è la Re-Energy Multilift, nello specifico. E è una crema molto cara perché costa 100 euro, 98-100 euro. Io l'avevo presa quando avevo un accumulo, diciamo, di sconti, i 30 euro per il compleanno più il 20%, per cui alla fine sono andata, insomma, a spendere poco, però normalmente è una crema molto costosa. E la sto utilizzando, aiuto, stamattina mi impapino, da circa 3-4 mesi. Vi ripeto, la utilizzo tutti i giorni, sono 50 ml di prodotto. Qua la vedete praticamente il fondo, non so se riuscite, ecco, a capire, però insomma, ci siamo, insomma, siamo alla fine. Quest'estate l'ho utilizzata molto, addirittura anche dopo l'esposizione al sole, dopo essermi fatta la doccia, eccetera. Posso dire che io la consideravo addirittura una crema lenitiva. Ho utilizzato ovviamente i doposole, però la sera quando andavo a letto mettevo questa crema e sentivo la pelle come se si stesse rilassando. Spero di rendervi l'idea. Comunque è ottima. Adesso invece con il freddo, ovviamente io ho la pelle grassa e non la posso più utilizzare come base trucco.
Allora, specifico una cosa, quest'estate io non utilizzavo nessun tipo di cosmetico, spero, anzi, credo di avervelo già detto in qualche video, truccavo solamente gli occhi e la bocca qualche volta con un lip balm, insomma, neanche un rossetto perché d'estate trucco solamente gli occhi, per cui questa crema non mi andava assolutamente a dar fastidio con terre, fondotinta o anche prodotti in polvere. E adesso invece che ovviamente c'è più freddo, mi devo truccare ovviamente di più, sono diventata anche bianca, per cui onde evitare che la gente scappi mi devo per forza truccare, e vi ripeto, è molto grassa, è molto molto grassa e molto idratante, ecco, più che grassa, per cui per quanto riguarda la mia pelle non va bene come base trucco, per cui come crema da giorno no. Io sto tornando a riutilizzare la Clinique, per cui io la utilizzo solamente di notte, e è una crema ovviamente per le rughe, rigenerante eccetera eccetera, e vi ripeto, di notte mi va benissimo. E della stessa linea c'è anche quella notturna, ma la commessa è stata bravissima, sa che tipo di pelle ho, mi ha detto guarda, è più che sufficiente questa, anzi piuttosto che la lasci lì utilizzala di notte, mi ha dato una gran idea, non ci avevo neanche pensato, stupidamente, comunque è fenomenale. Cioè, per quanto riguarda la mia pelle, io appena la finirò, infatti la sto utilizzando con parsimonia perché vi ripeto è un mutuo per quanto mi riguarda, insomma 100 euro di crema non sono poche, e la riacquisterò ad occhi chiusi appena la terminerò. Poi per quanto riguarda le unghie, ho utilizzato, sto utilizzando, l'ho acquistato e finito mille volte ormai, questo acetone della CN o CN, non so come si chiama, la trovate alla Lidl, costa pochissimo. Io l'adoro, a parte perché va benissimo, ma perché ha, vedete, questa pompetta, sembra il solvente che usano quando andate a farvi le unghie, insomma, dalle estetiste. Questo è il classico e ha l'acetone e è di colore blu, altrimenti lo trovate alla Lidl di colore viola senza acetone. Io prediligo l'altro, cioè quello viola, perché ha una profumazione meno forte di questa, anche se posso dire che entrambi sono, insomma, non danno fastidio, ci sono alcuni acetoni che veramente, cioè, mi fa addirittura girare la testa anche nel momento in cui, ecco, ovviamente il telefono, fate finta di non sentirlo, se no questo video non lo girerò mai più. Comunque, insomma, io l'ho finito, l'ho ricomprato, però ho preso quello viola senza acetone. Poi come sapone, ovviamente, speriamo che mettano giù, come sapone, ok, andiamo, ce l'ha fatta, ho utilizzato questo famosissimo della Clinique, che fa parte, insomma, del trifasico che vi ho nominato e conoscete ormai tutti. Questo è il 200 ml, penso che sia la confezione più grande che c'è in commercio, comunque è ottimo, l'ho utilizzato per mesi, mi è durato tantissimo, e non sono andata a riacquistarlo perché sapete che io ho milioni di campioncini, ho preferito, ecco, anche per risparmiare un pochino, utilizzare, sto utilizzando le miniature, dopo credo che, insomma, ricadrò qua perché non riesco a trovare un sostituto di questo sapone. Se qualcuna di voi me lo consiglia oppure ha da insomma, mi scriva qua sotto se conosce un sapone a pari di questo, che pulisce, ti lascia la pelle fresca e ha un fondo di, diciamo, di curativo per quanto riguarda le pelli grasse. Per cui ovviamente stra consigliato. Poi io ho finito per l'ennesima volta questa linea dell'Elviv, che di solito prendevo lo shampoo e il balsamo, adesso non ve li mostro perché li sto testando. Ho acquistato nel frattempo un altro tipo di shampoo da supermercato con silicone, tutto quello che volete, ecco, non facciamo polemiche perché, insomma, ognuno ha la sua idea. Io ho provato questi, ho cercato anche qualcosa di naturale, non ho trovato nulla. Comunque in questo momento ho acquistato per provare un'altra marca da supermercato e insieme ho preso anche dei prodotti naturali, li sto provando, li sto testando su di me, sono circa una ventina di giorni che ho preso sia shampoo e balsamo sia della linea da supermercato che di quella bio, e ve ne parlerò con più precisione ovviamente quando mi renderò meglio conto di come sono. Comunque, insomma,
questo l'ho finito e per quanto mi riguarda non lo riacquisterò per un po' di tempo, perché non perché non mi sia trovata male, anzi perché insomma il suo lavoro lo fa, li deterge e tutto quello che volete, però era giusto cambiare dopo mesi, se non dire, per non dire un anno e mezzo che utilizzavo sempre lui, sempre insomma questa linea sia per balsamo che shampoo, provare ad acquistare insomma nuovi prodotti. Per cui per chi lo vuole provare, questo ovviamente è consigliato per i capelli trattati, è il Color Vive, infatti lo consiglio, insomma se non avete tante fisse di siliconi, petrolati e tutto quello che c'è dentro, insomma io lo consiglio. Poi, ecco, lo vedete perché io quando lo vedete un po' ammaccato, comunque insomma, questo è il mio bagno schiuma preferito, indipendentemente dalla profumazione il Dove è il numero uno per quanto mi riguarda, ve l'ho già detto anche nell'altra review dei prodotti finiti, ne mettete pochissimo sulla mano e vi fa una schiuma veramente infinita, per cui è buono perché costa relativamente poco, se non sbaglio sui 3-4 euro, questo è il 750 ml, però vi dura tantissimo perché basta pochissimo prodotto, le profumazioni sono pressoché tutte buone, lì va a questione di gusto, comunque promosso al 100%. Poi questa, mi dispiace più che altro farvi vedere sempre i soliti prodotti, però io tendo ad acquistare le stesse cose, bene o male se mi trovo bene, è la mia crema da corpo super super preferita. Idrata e soprattutto non mi lascia l'unto sulla pelle che io non sopporto, cioè mettermi le cose anche dopo 20 minuti che l'ho messa sulla pelle e sentirmele appiccicate perché rimane l'unto fuori delle creme, assolutamente no, non lo posso sopportare. Questa è l'unica crema, la Naturalone, che io acquisto al supermercato. Vi dicevo che avevo fatto fatica, anzi non l'avevo proprio trovata quest'estate al mare, infatti me la sono fatta portare da mio marito dalla città quando è venuto, insomma ci ha raggiunto in villeggiatura, e assolutamente l'ho riacquistata, ce l'ho di là nuova, sono 400 ml di prodotto e costa pochissimo perché credo che sia sui 3,90 euro, 4 euro, ma meno di 4 euro sono sicura, e vi dura veramente tantissimo e va molto molto bene. Poi questa, ecco, un'altra prova che avevo fatto nel frattempo per non utilizzare sempre il famoso Elviva, avevo comprato anche questo Fructis. Io lo usavo tantissimo quando ero più giovane, ho voluto riprovarlo, però qua per quanto riguarda il mio capello sentivo, diciamo, la pesantezza già dopo uno o due giorni, li sentivo, insomma dovevo rilavarli dopo addirittura 24 ore nonostante ne usassi poco, col balsamo o senza balsamo perché io vado ad alternarli a giorni, e questo invece io per quanto riguarda il mio capello lo boccio, non lo acquisterò più perché insomma la Fructis, come la Pantene, avevo provato anche la Pantene, non, insomma, mi appesantisce i capelli, per cui non li trovo buoni, però ovviamente tutto quello che vi dico riguarda me, riguarda i miei capelli, la mia pelle eccetera. Per la bambina aggiungo anche qualcosa per la bimba, perché ovviamente si finiscono anche i suoi prodottini. Io ho adorato questo bagno schiuma Dolci Notti, vabbè, qua avevamo ancora il problema della notte che si risvegliava, ho detto proviamo anche magari un bagno doccia soporifero, che non è servito a niente, però aveva una profumazione buonissima e l'ho trovato insomma ottimo. Non l'ho riacquistato perché nei mesi in cui aspettavo Emma e in quelli dopo mi hanno riempita di regali, ho tantissimi campioncini, per cui sto utilizzando, almeno sto cercando di finire tutto quello che ho accumulato perché ne ho veramente tantissimi. Questo mi aveva attirato per il discorso Dolci Notti, che care mamme, col cavolo, cioè se i bambini vogliono dormire dormono, se non vogliono dormire non ci sono prodottini o goccine che insomma che servano, per cui niente, è buono per chi lo volesse provare, ha un'ottima profumazione, però ecco Dolci Notti no, dovete fare o la ninna nanna o comunque un bambino che voglia dormire. Poi vabbè, io vi ripeto, è un purpurì, questo è un
dopo sole per il viso e corpo della Lancaster, ovviamente guardate, ecco, è finito, strafinito, schiacciato, comunque buonissimo, io amo la Lancaster, Lancaster Forever, sono anni che la utilizzo e mi trovo benissimo, per cui insomma la riacquisterò per l'anno prossimo. Per chi dovesse invece farsi lampade eccetera, ecco, è buonissimo, per cui lo prenda tranquillissimamente. Sono prodotti un po' caretti, però funzionano. Hanno una stesura ottima sia i gel che le creme, si asciugano subito e nel contempo idratano la pelle, per cui insomma direi che l'abbinata è stravincente. Poi vi faccio vedere questa crema che in realtà, vabbè, io ve la mostro perché l'ho utilizzata finita, dopo la durante la gravidanza, aiuto, ho avuto la fuoriuscita di una macchia molto grossa solare sulla fronte e sono andata, ovviamente questa è una crema che vi danno sotto prescrizione medica, e niente, mi avevano consigliato di prendere questa crema depigmentante. Io l'ho utilizzata dopo che Emma era nata, per circa un anno e mezzo, tutte le mattine, a volte anche la sera, non spesso perché quando tornavo a casa oppure insomma ero stanca eccetera mi dimenticavo, comunque fate conto tutti i giorni, utilizzata su questa macchia grossa che purtroppo mi era venuta fuori. E ho utilizzato insomma questa crema depigmentante e posso dire che abbia fatto i miracoli. Se nel frattempo, come molti mi hanno detto, guarda che dopo che partorisci può capitare che pian pianino le macchie spariscano, ovviamente aiutate, ma può essere anche un fattore fisiologico, ecco, se è stato quello non ve lo so dire. Io comunque ho utilizzato per un anno e mezzo questa crema depigmentante sulla macchia che avevo e posso dirvi che me l'ha fatta praticamente sparire. E l'anno scorso ho preso il sole praticamente forse su 20 giorni, due giorni per modo di dire, quest'anno l'ho preso ininterrottamente e non ho visto assolutamente più la fuoriuscita di questa macchia che era veramente antiestetica al massimo, tant'è che mi ero ridotta a farmi tagliare i capelli, insomma a farmi la frangetta perché non potevo vedermi. Insomma, a me ha fatto, per cui chi avesse problemi di creme, scusate, di macchie dovute a gravidanza o macchie di pelle, non so, magari per qualche esposizione al sole eccetera, io vi consiglio di parlarne ovviamente col medico, perché è una crema che vi danno solo sotto prescrizione, di questa Inoclar depigmentante, perché per quanto mi riguarda mi ha aiutato veramente parecchio. Ovviamente è finita, non la riacquisto perché posso dire che il mio problema sia stato risolto. Poi le ultime due cose che vi mostro sono il mitico, stravisto, straconsigliato, adorato, ne ho già acquistati altri due nel frattempo, i Love Extreme di Essence. Io spero che rimanga nella collezione permanente, non lo so. Comunque è un mascara che, insomma, non aggiungo altre parole, è fantastico, fenomenale. Io addirittura qualche mattina non metto neanche la matita, metto solo il mascara. Mi allunga le ciglia in una maniera allucinante, io non ne ho, praticamente non ho ciglia, per cui insomma questo è l'ennesimo prodotto che secondo me fa i miracoli e spero che non lo tolgano. L'ultimo prodotto, ecco, adesso vedete era appoggiato male, per cui insomma sta andando giù l'ultimo cicin di prodotto che c'è, è la famosa base coat di Dior, che io straconsiglio, strauso da anni. Nel frattempo alcune di voi mi avevano chiesto, perché si ricordavano che avevo acquistato il quello di Sephora, insomma l'avevo preso da Sephora, un altro rinforzante, e adesso non mi viene il termine, non mi ricordo come si chiama, comunque non ho visto granché, cioè le mie unghie, non guardatele adesso perché le sto mangiando, non erano tornate dure, belle rinforzate come quando utilizzavo il Dior Top Coat, il Base Coat, scusate. Per cui niente, io l'ho già preso. Prossimamente appunto vi farò un video haul per quanto riguarda Sephora, perché sono andata ad acquistare delle nuove cosine e ho ripreso la base coat di Dior. Io la metto assolutamente sempre,
è l'unica base che mi aiuta insieme a un trattamento ovviamente fisiologico, perché dovete, almeno per quanto mi riguarda, io prendo anche delle pastiglie, il Bioscalin o Bioscalin, ecco, alternato, e utilizzo insomma quella base lì e vedo insomma i risultati per quanto riguarda le mie unghie, e non penso sia una fatalità, perché ogni volta che abbino il Bioscalin al base coat di Dior vedo i risultati, ho finalmente le unghie che sono belle rinforzate, si allungano e quant'altro, per cui secondo me è una abbinata vincente. Questo è tutto, sto finendo degli altri prodottini, però io preferisco accumularli e farvene vedere un pochini, perché insomma fare un video per farvene vedere due non mi sembra il caso. Comunque sicuramente vi terrò informate per quanto riguarda l'utilizzo di shampoo bio e non, che sto facendo in questo periodo, insomma sto testando su di me, perché ne ho sentito parlare e ho voluto provarli, e vi dirò insomma anch'io la mia opinione. Questo è tutto, come al solito se avete dei video di risposta sono ben contenta di aggiungerlo o aggiungerli qui sotto, fatemi sapere anche voi se avete degli altri prodotti da consigliarmi, e niente, spero di avervi dato qualche consiglio, e insomma abbiamo fatto la nostra solita chiacchierata, e noi ci vediamo come sempre al prossimo. Ciao a tutte!